tu ti sei allontanato un attimo, mi sono allontanato, sei andato in regia, sì, sì. Invece il nostro ospite è rimasto qui perché avevo menzo ospite, menzo ospite, adesso sistemiamo l'inquadratura, che è Francesco Santacona. Sì. Posso dirlo, maestro? Lo puoi dire, aspetta. Ma qui era chissà, Francesco, buongiorno. Devo dire notevole, buongiorno a voi, sì. Grazie. Buongiorno Francesco Santacona, lo vuoi presentare in maniera ufficiale, tu che sei presentatore ufficiale? E allora, diciamo che allora. Francesco Santacona, sì, nella vita di tutti i giorni, non è amico conosco, nostro, questo dopo, sicuramente, poi, infatti poi mi sono permesso di dire ma qui è chissà, ecco, perché lo potevo dire. Poi lui è il responsabile della comunicazione di due nosocomi, ti piace nosocomi? Nosocomi, ora c'è gente che dice Pippo, cucino me mosse questa cosa dopo, è per il nosocomio. I due ospedali, uno storico di, sì, Catania, che è il Garibaldi Centro, Piazza Santa Maria di Gesù, vicino a casa mia, e l'altro invece è più nuovo, più moderno, che è il Garibaldi Nesima. Pippo, erano ospedali, non so come, no, malattie. Però questo gentile signore qui, che è responsabile della comunicazione, ha una grande passione per la scrittura, artista, per la musica. Quando insomma, uno è un nasce artista, artista, nasce artista, per cui anche se poi va a fare lavori di amministrazione, anche se con i medici, di gestione, giusto, di questo, managerialità, esatto, di però quando uno è artista rimane artista dentro, no Francesco? Sì. Sempre, 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 no, te lo porti sempre dietro. Te lo porti dietro. E devo dire che lui è uno di quelli che mi scrive più WhatsApp della, nella storia, perché tutto quello che fa Mumanna. Sembra giù, anche io ricevo tutte le sue cose. Allora, infatti ho conosciuto una specie di magia, esatto, io e Freddy. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche dalla regia. Dal quale è stato tratto anche un mediometraggio. Esatto. Raccontaci tutto, Francesco, vai. Ci siamo accorti, sì, un paio di anni fa, dai dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che l'AIDS, al contrario di quello che si pensava, non era scomparso per nulla, soprattutto in una fascia d'età molto particolare che andava dai 20 e che va dai 20 ai 28 anni. È scomparsa un po' l'informazione, secondo me, non la malattia. Cioè, se ne parla di meno rispetto, sì, 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 no, agli questo anni era cui... scomparsa, era scomparsa dal panorama della comunicazione. No, una cosa che voglio dirti è che proprio in questi giorni è stato riscontrato un aumento delle malattie a trasmissione sessuale, esatto, tra i ragazzini. Quindi esatto, questo è proprio non questa, solo l'AIDS, ma anche proprio le malattie più banali, più semplici, ma ugualmente gravi. Cioè, è proprio questa, la fascia d'età è proprio, esatto, questa. È questa fascia d'età. Allora, insieme a degli specialisti, ricordo anche il professor Bruno Cacopardo, che fra l'altro ha firmato la prefazione. Lo voglio salutare perché è un mio amico personale, devo dire, che è stato utilissimo nel periodo COVID per tutti, perché è uno dei più grandi scienziati. Ciao Bruno. Che e peraltro quindi... ha firmato la prefazione, sì, del mio libro. Perché lui è un appassionato di musica, anche lui. Anche lui, anche lui, amico di Mick Jagger, amico di Mick Jagger, non è sull'amico di me, lui lo ha curato. Mick Jagger. Guarda, personalmente un giorno mi ha chiamato, mi ha detto vieni al Garibaldi perché era a Catania, quindi abbiamo un ospite, era in Sicilia lui, sì, abbiamo un ospite, mi sono ritrovato Mick Jagger davanti, è stata un'esperienza incredibile, lo sono portato al chiosco di fronte. Infatti, aspetta, voglio sapere che si picchiava Mick Jagger, era tamarindo o mandarino alla moda? Ha guardato soltanto. Guarda, io faccio un invito pubblico al mio amico Bruno Cacopardo, che conosco veramente molto bene da quando eravamo Carusiddi. Vienici a raccontare questa storia che è bellissima, cioè Mick Jagger che va al Garibaldi, no? Aspetta, c'è posso dire una cosa a Matteo Marino? Sì. Ora, o quell'inquadratura ci mette magari a Santacona, sì, oppure non ci mette capare tagliato a metà, capare una rame Napoli di misi due. Sai cos'è? Che il nostro Matteo, essendo un disc jockey appassionato, sì, quando ha saputo che Mick Jagger vinne qua, questa, vedi, questa inquadratura o ci mette magari a Santacona, a Francesco, oppure non ci mettevo. Adesso la giusta, va bene, dai. E allora, quindi, parliamo ancora di una specie di magia, io e Freddy. Sì, abbiamo... Nasce quindi da questa esigenza, quindi comunque il tuo lavoro in qualche modo c'è. Esatto, no, certo, è strettamente legato. E abbiamo pensato di tirar fuori un mediometraggio e un romanzo, ma non ci aspettavamo tutto questo. Ma cosa nasce prima, il racconto il soggetto o il libro? Prima nasce la sceneggiatura. O contrario, che di solito è quasi il libro l'abbiamo tirato fuori, abbiamo allargato. Perché ti sei resi conto che la storia, esatto, aveva un senso anche raccontarla, esatto, come un romanzo. Esattamente. Avete fatto bene, secondo me. Bravi. E quindi diciamo, quindi è un libro educativo. Ma di anche. Che parla? Sì, no, no, attenzione che c'è la vicenda che è pesantuccia. Allora, il protagonista è uno studente universitario, un ragazzo qualunque che... Quindi età 22, 23, 21? Sì, 22, 23 anni, esattamente. Siamo là. Un ragazzo
ragazzo che purtroppo ha delle brutte frequentazioni, delle brutte amicizie, ed ha una storia d'amore con una ragazza che sembra una ragazza tranquilla, ma che invece aveva una doppia vita. E quindi che succede? E ha un cattivissimo rapporto con il fratello, che è omosessuale, uh-huh. E lo accusa di fare una vita promiscua, di sottoporsi ad un rischio di malattia. In realtà poi la malattia se la becca lui. Aia, il karma, il famoso karma. Se la becca lui, insomma. Però trova questo se la becca lui con la ragazza. Con la ragazza che aveva una doppia vita. E trova un punto di riferimento di resilienza grazie a questa sua coscienza che trova una forma, che è quella di Freddie Mercury. Uno spirito guida con cui lui si rapporta per tutto l'indirizzo del testo. Allora io voglio leggere la dedica iniziale, che è molto bella. Dedico questo libro a Freddie Mercury e a chi ogni giorno lotta contro l'HIV. Quindi diciamolo soprattutto ai giovani, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Assolutamente. Ovviamente adesso ci sono tempi più moderni, certo, costumi più liberi, anche giusto, però, così, però mai però, abbassare la però guardia. Ecco, fate sempre attenzione, certo. Ragazzi, perché il numero delle malattie a trasmissione sessuale, esatto, anche quelle più semplici, che poi semplici non sono, anche quelle venere, anche da quelle cui poi venere, si esce con la, esatto, cura, ecco, in questo senso, però sono, sempre malattie sono in netto aumento, per cui ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, di vivere la propria sessualità come ritiene più opportuno, però sempre con cautela. Usate il preservativo, è l'unico metodo che sicuramente, esatto, può proteggere. Vai. Senti, alla fine non vogliamo sapere come finisce, però questo spirito guida di Freddie Mercury presente nella vita, esatto, di questo protagonista, perché proprio lui? C'era una passione, c'era un legame, o forse accomunati dalla stessa malattia? Abbiamo fatto una scelta di marketing 2 anni fa, c'era il successo di Bohemian Rhapsody, ecco, sì, e quindi abbiamo voluto legare un po' sfruttare l'onda lunga, esatto, no? Esatto, a questa vicenda. E poi io ovviamente tutti noi eravamo appassionati dei Queen, negli anni 80 io li ho preparati, infatti c'è la canzone che tra un po' la mettiamo, che metteremo. Senti, in copertina c'è un amico nostro, ovvero il nostro amico Luca Villaggio, che impersona perfettamente Freddie Mercury, perché lui è tra l'altro il leader di una band, non di cover, perché in realtà in questo caso sono tribute band, perché tribute una band, tribute, esatto, band tributo, e quindi si è prestato anche alla realizzazione, sì, tra l'altro lui e anche nel mediometraggio poi è il protagonista, sì, è il protagonista. Devo dire che con grande sorpresa di tutti, perché non è che avesse mai recitato in vita sua, ricordo che nel mediometraggio c'è gente come Alessandro Haber, come Stella Egitto, Mario Pinato, Raniel Aragonese, tutta gente, tutti attori che... di consumata tutti, esperienza tutti, e consumati. Luca si è comportato benissimo, Ma lui, sai, impersonando Freddie Mercury sul palco tutte le sere d'estate soprattutto, no, si lavora tanto, alla fine un po' devi recitare, devi imparare a recitare. Lui recita la parte di un Freddie Mercury che vi assicuro, quando lo vedete sul palco fa impressione. E poi tra l'altro, Giuseppe, questa tribute band, come giustamente, sì, l'hai definita tu, ha un successo ovviamente straordinario. Strepitoso. Non sono legato al fatto che interpretano i brani dei Queen, ma perché sono proprio bravi, fanno uno spettacolo veramente li fanno uguali, anche con i costumi, con le movenze, con alcuni gesti. Ma è stato bravissimo, secondo me, Francesco Santocono a unire tutte queste cose. Bravo. Sapeva che c'era una buona band, uno che ci assomiglia, sì, un Fecamondo romanzo, c'è l'onda lunga di il film con capito? E quindi il signor Farouk Bulsara, in arte Freddie Mercury, Bonue, ci sta preciso. e poi serve a lanciare, l'abbiamo detto, un messaggio importante, soprattutto rivolto ai giovani. Fate attenzione. Allora, non abbiamo un contratto con questa casa editrice, però presentiamo libri di Altera Editore, quindi parliamoci con questo signore, vedremo chi ne può dare qualche cosa, no? Lo facciamo con piacere. Altera Editore. C'è un messaggio sociale importante. Dove lo trovano? In tutte le librerie? In tutte le librerie, online, eccetera, eccetera. Vorrei aggiungere che al problema della AIDS facciamo ruotare una serie di, in questo romanzo, una serie di problematiche che fanno da corollario, come il bullismo, l'omofobia, il cattivo uso dei social network, che è un altro problema importante, è un'altra dipendenza e lo facciamo con la leggerezza di un romanzo. Bene, quindi leggetelo, perché serve, leggetelo, esatto. Allora, serve leggere e serve leggere questo libro e serve anche vedere il mediometraggio. Dove lo si può vedere? È destinato a qualcuno? È che stato, uso ne state facendo del l'abbiamo proiettato in tutte le scuole, nelle scuole, l'abbiamo l'1 dicembre, per la giornata internazionale contro l'AIDS, è stato proiettato in tutti i cinema Cinestar d'Italia, esatto, e ha avuto un riscontro bellissimo, perché lo passavano prima dell'inizio di qualsiasi film, e quindi abbiamo ricevuto quanto dura 25 minuti, quindi è fruibile, sì, perfettamente rapido messaggio che arriva
arriva in maniera immediata. Senti, tu mi hai mandato il messaggio perché stasera c'è qualcosa. C'è sì, stasera alla Rinascente, no? Di Catania, presentiamo il libro alle 17:30. Chi fosse in zona e volesse approfittare, si faccia vedere. Se fate una passeggiata al centro a quell'ora, alle 17:30, entrate alla Rinascente e seguite la presentazione di Una specie di magia, io e Freddy, di Francesco Santocono, Algra Editore. Come ci va? Bravissimo. E adesso. E poi chiudiamo con questa. Qui, guarda, perché lo spettacolo va avanti. E deve andare avanti.